Carissimi amici della Pognotomia, buona domenica e mattina presto. Sono in montagna perché meno la domenica fuori dal caldo, lontano dal caldo della città. Allora, oggi volevo presentare un rasoio che in realtà non è una novità perché è sul mercato da anni, ma che per me è stata una sorpresa incredibile perché io l'ho acquistato quasi per caso. Nel senso che l'ho visto. Allora, parliamo da questo presupposto. Mi sono fatto condizionare da delle voci, delle recensioni non troppo positive, diciamo così, in passato, e quindi non l'ho mai preso in considerazione come rasoio da acquistare. Poi ho trovato, sapete che la Icon adesso in Italia si trova più facilmente, c'è una produzione che è metà italiana per quanto riguarda i manici. E quindi sono state riproposte alcuni prodotti della Icon di qualche anno fa in chiave, diciamo, italiana, semi-italiana, semmai, perché comunque la testa è ancora americana, mentre il manico è fatto in Italia secondo le direttive, diciamo, secondo la ricetta della Icon, quindi con vari metalli, vari tipi di acciaio. Parliamo dell'X3 Slant, eccolo qua. X3 Slant. Devo dire la verità, io l'ho acquistato perché l'ho trovato su un sito con uno sconto che non c'è a pagare praticamente, mi pare il 10 o 15% in meno. E allora ho detto, ma tanto, quello che costa, me lo metto in collezione. No? Questo è stato lo spirito. Poi ovviamente l'ho provato e lì mi sono stupito. E lì, devo dire la verità, mi ha fatto un'impressione pazzesca. Cioè, nel senso che ho capito che quelle critiche che tantissimi avevano avanzato questo rasoio, erano critiche non giuste, insomma, non giuste. Per questo rasoio, utilizzato da me già 2 volte, ha dimostrato una certa efficacia, una certa dolcezza. Oggi con cosa lo proviamo? Proviamo con una lametta Bolzano Super Inox, eccolo qua. Eccolo qua, spero che si veda. Mi scuso se la telecamera è malmessa, ma purtroppo non ancora una soluzione definitiva per quando sono fuori Torino. Ma presto risolveremo anche questa cosa qua. Allora, innanzitutto montiamo. Parlo piano perché dormono di là, quindi non voglio incappare in drammi familiari. Eccola qua. Super Inox. Mi sembra che sia una stainless inossidabile, sì, mi sembra che sia una stainless. Vediamo. E eccolo qua, il rasoio che va a torcere la lametta. Ora vedete che ci sono due lati un po' diversi, un po' diversi. Uno con le scanalature un po' più larghe e probabilmente, io non ho calcolato, erano un po' più esposto. Qui purtroppo l'autofocus fa così. L'altro con le scanalature un po' più serrate e meno esposto. Quindi la logica vuole che questo sia per il pelo, questo per, diciamo, il contropelo e l'obliquo. Pennello. Questo riproponiamo ancora un'altra volta il mitico Yaki 30 Barber Pole, che è veramente un gigante, cioè veramente una cosa incredibile, ed è il ciuffo tuxedo sintetico, veramente pesante, veramente un pennellone proprio. Con un sapone che è un po' estivo, diciamo, io lo trovo estivo perlomeno, perché è un Fougère Le Perlusienne. La Perlusia in Fougère. Fragranza che trovo abbastanza fresca, insomma. Allora, come si fa a montare la Perlusia? Non è facile. Non è facile perché è un sapone complicato, insomma. Però si fa un po' di acqua calda. Facciamo arrivare l'acqua calda, e qua ci vuole un po', eh.
po' di acqua calda, veniamo a mettere nel sapone, ma una goccia, ecco che si arriva. Ecco. E lasciamo, alluminiamo il viso, se non lo facciamo. E lasciamo che intanto agisca un attimo. A questo punto, prendiamo anche il pennellone. Qui devo dire che per fortuna è fresco, molto fresco rispetto alla città. La città è veramente una canicola. Ecco qua. L'acqua un po' agito. Andiamo a prelevare una dose di prodotto. Vedete che comunque l'acqua ha fatto suo dovere di erosione. C'è anche un po' d'aria, ma noi cerchiamo di togliere, diciamo, una parte non utile al montaggio, selezionando soltanto la parte che ci interessa. Non è facilissimo, però non è neanche impossibile. Ciotola Pereira Shaving, che ho portato qua per le città, e andiamo a montare. Ovviamente dall'aggiunta dell'acqua dobbiamo scorrere. Già così comunque monta, poi dobbiamo fare in modo che sia ancora più cremoso possibile. E questo si ottiene con l'aggiunta di acqua. Poi questo pennello, voglio dire, è chiaro che porta via qualsiasi dubbio di fallimento. Perfetto, io mi bagno ancora il viso. Iniziamo a stendere il sapone. Che vedete, è montato. Eccolo qua, piacevole, anche se pesante, quindi un po' ingestibile, diciamo, da mani grosse come le mie, ma manico molto pesante, molto ingombrante. Però, ecco qua. Allora, sciacquiamo un attimo le mani. E andiamo col lato, quindi, con la scanalatura più larga. Il rasoio scorre molto bene. La lama si sente, la lama è cruda. Devo dire che la Bolzano non è mai stata nelle straniere ferite, però... Però solo loro lo fa. Ecco qua. Ecco, mi stupisce comunque, non più adesso ovviamente, me lo dico voi, la scorrevolezza di questo rasoio. E ovviamente
Unità all'efficacia. La barba ha 2 giorni ed è stata già portata via con un passaggio. Guardate. Ma noi andiamo a farci ovviamente anche il secondo passaggio. Quindi bagno il viso e recupero il montaggio. Qui la crema è finita sul manico. Allora. Cerchiamo le mani, che è importante c'è con le mani per avere il grip, anche se devo dire che il grip del manico dell'Icon è un grip importante. Lato con più scanalatura, quindi forse quello un po' meno esposto. Anche qui la scorrevolezza è importante, anche di più perché adesso la lama che dopo il pelo non si sente praticamente più. La pelle ormai liscia. E la lama ci va a nozze. In questo obliquo delicato, perché è delicato cosa è fatto? E io non me l'aspettavo. Non mi aspettavo questa delicatezza dopo quello che avevo letto e ascoltato in anni precedenti. Non mi aspettavo questa delicatezza unita a questa efficacia. Non è neanche il caso di fare il contropelo, ma lo facciamo per. Diciamo, dovere di firma, come si dice. Facciamo uno solo leggero qua sotto, per guardare più niente proprio. Leggero, leggero proprio. Ormai siamo proprio, come dire, sul velluto. La barba è stata completamente portata via. Anche le rifiniture non servono nemmeno perché non ci sono. Qua qualcosina forse, proprio per cercarla più alla perfezione 100%. Ecco fatto. Allora, sciacquiamo. Sciacquiamo il viso. Eccoci qua. Eccoci qua.
Allora, estate, montagna, erba, vetiver. Vetiver di Hexocosmesi, che è un vetiver particolare, secondo me, perché è un vetiver dolce. Testa vetiver olfattiva, bergamotto e lime, pompelmo, ananas, cuore, vetiver, lavanda, rosa e gardenia. Violetta noce moscata, fondo vetiver ambrata, musk, fava tonka. Ovviamente si agita, vedete che gli oli gli essenziali si mischiano al prodotto. Molto particolare, non troppo secco, mi piace come mi è piaciuto anche il patchouli, insomma. E lo trovo anche molto estivo. Allora, facciamo qualche considerazione finale, mentre sciacquo gli arnesi del mestiere utilizzati oggi. Allora, iniziamo ovviamente dal fondo per arrivare poi a quello che è, diciamo tra virgolette, il protagonista della giornata. Allora, sapone le perlusienne. Sapone le perlusienne è un sapone chiaramente francese, è Fougère, una fragranza molto classica. È un sapone praticamente semiduro, che per essere montato necessita semplicemente di qualche accorgimento in più. Chiaro, monta benissimo lo scattle, in ciotola ci vuole un attimo di manualità, ma si riesce, insomma. Chiaro che non, il montaggio non sarà come quello di certe creme che subito creano questo strato enorme, però, come avete visto, si riesce a tenere un montaggio normalissimo, senza particolari sforzi. Passa un pennello un po' robusto, acqua calda, qualche goccina, in modo che il sapone viene eroso e poi si va a prelevare prodotto di grande qualità, per così dire. Io non ho altre fragranze, questa qua. E devo dire che mi fa sempre piacere usarla. Il pennello Yaki 30 mm di nodo funziona molto bene, ha un difetto che non è, cioè, come dire, è legato a se stesso, cioè non è un difetto, fa parte dell'oggetto, cioè è grosso. E quindi gestire un manico del genere, insomma, non è proprio facilissimo. Detto questo, un ciuffo 30 per me è un ciuffo 30, ragazzi, cioè, si prende tutta la faccia, insomma, è piacevole da utilizzare, è efficace, monta benissimo, quindi una ciotola come la Pereira, ciotola in plastica, quindi un po' freddina ma efficace perché contiene molto bene il prodotto e va bene appunto per quando si è fuori perché non si rompe. E vedete che è una ciotola molto, molto profonda, un pennello del genere è perfetto perché vedete che va a montare, insomma va a prendere tutto lo spazio. Arriviamo al protagonista, dicevamo. Icon Svent X3. Io ho trovato perfetto. Ah, ecco, prima parliamo anche dell'aftershave. Vetiver, ecco, io lo trovo dolce, delicato, molto estivo, non amaro come c'è del Vetiver, quindi un'alternativa, diciamo, a tanti prodotti che al vetiver sul mercato. Ci piace magari qualcosa di più dolce, appunto, però estivo, però fresco. Prodotto diciamo, da tenere in considerazione proprio per l'estate, per i momenti, diciamo, in cui si richiede una profumazione fresca,
è una formazione, diciamo, anche complessa, se vogliamo. Cioè, non è banale da riconoscere, non è banale da... è anche abbastanza elegante. Quindi, vetivè, extracosmesi. Dicevamo Rix 3. Rix 3 è una sorpresa, perché? Parliamo di Slam Bar. È più efficace del Merkur 3STC, che è un po' il riferimento, un po' lo standard, diciamo, dello Slam Bar. È dolce altrettanto quanto 3STC, ma è efficace quanto anche addirittura un B1 Slant. Come efficace, nel senso che non c'è più. Ora, che cosa probabilmente questo rasoio ha subito? Il confronto col B1. Cioè, noi viviamo in un mondo in cui, mondo teso della nostra poligonotomia, la rasatura con il rasoio di sicurezza, in cui per troppo tempo i rasoi estremi sono stati esaltati. Questa è la mia opinione, chiaramente. Quindi è ovvio che se io esalto soltanto ciò che è estremo, ciò che è al limite, diciamo, della gestibilità, chiaro che è efficacissimo il B1 Slant. Io ce l'ho con soddisfazione, voglio dire, ma non lo uso quasi mai, però è chiaro che ce l'ho, come anche l'R41, per dirne un altro, cioè, che non è Slant, però è molto efficace. Però secondo me alla fine poi cosa conta nel rasatore, specialmente nel principiante, ma anche in quello navigato? Avere un rasoio che sia gestibile, con cui ci si possa radere senza troppa preoccupazione, senza troppa concentrazione, senza dover per forza aver paura, ma che però, attenzione, offre un risultato perfetto, come quello di oggi. E questo è così. Quindi, grande scoperta, non l'avrei mai preso, non l'avessi trovato, come dire, con lo sconto, come delle volte nella vita si sbaglia a ascoltare dei giudizi che forse sono condizionati, ripeto, da una tendenza del mercato, no? Cioè quella di dire: ma il migliore è quello più cattivo, no? Non è mica detto, perché io devo capire cosa voglio, no? Dall'oggetto. Un po' come io faccio sempre l'esempio dell'auto, no? Cioè, se io ho un'auto che va ai 250 all'ora, 300 all'ora, ma è scomoda, e ho un'auto che invece mi fa i 180, 200, che comunque è già fuori dal limite di legge, quindi in teoria non potrei mai farli, ma con i sedili molto comodi, tutti i comfort, così, è chiaro che devo anche fare questo ragionamento, dire: ma qual è l'auto per me? Quella che va in pista, che però è scomoda, oppure quella che magari va un po' meno forte, ma che è più comoda, e poi ti porta nello stesso punto, perché, e ti porta alla stessa velocità, perché poi alla fine sono dei limiti umani, no? Questo per dire che questo rasoio ti porta al risultato del B1 Slant con la dolcezza del 3STC. Benissimo, grande sorpresa, sono contento. Io vi ringrazio, vi saluto qui dalla montagna e vi auguro una buona settimana. E prossima settimana speriamo di poter utilizzare un nuovo rasoio che dovrebbe arrivarmi, insomma, in questi giorni, molto molto importante. Grazie a tutti e buona barba a tutti.